I carabinieri di Guardia Mangano hanno arrestato un 56enne incensurato che coltivava piante di cannabis, altro arresto poi compiuto dai militari della compagnia del Cireale. Si aprono oggi le celebrazioni per i 500 anni di culto dei fedeli di Cireale in onore di San Sebastiano, alle 20 un documentario del giornalista Antonio Trovato. Si lavora ad Ascicatene a Cireale per il ripristino della normalità della cenere vulcanica. Nella località del Limone Verdello l'intervento andrà avanti fino a venerdì. L'informazione di TG Reporter e benvenuti a questo nuovo appuntamento. All'interno di questo nostro telegiornale parleremo ancora di Covid, in quanto la zona gialla diventa sempre più una certezza in Sicilia. Ieri 1229 nuovi contagi. E per combattere il Covid ad Acireale, in prossimità del Carnevale, sarà attivo un punto vaccinale, lo stesso anche ad Aci Sant'Antonio. Parleremo poi delle segnalazioni da parte dei cittadini, biglietto da visita poco edificante per la frazione di Santa Tecla con cenere vulcanica e rifiuti. Estirpare il fenomeno dei parcheggi selvaggi sull'Arenile, questo è il prossimo obiettivo del sindaco di Mascali, Luigi Messina. Apriamo però con la cronaca, con il sequestro da parte dei carabinieri di una piantagione di cannabis ubicata in un terreno privato nella frazione di Santa Maria Malati, mentre la polizia di Stato del commissariato di Acireale ha arrestato un 36enne pluripregiudicato. 27 piante tra il metro e mezzo e i 3 metri. E questa la piantagione di cannabis sequestrata da Cireale dai carabinieri della stazione di Guardia Mangano, che hanno arrestato un 56enne poiché ritenuto responsabile di produzione illecita di sostanze stupefacenti. Al termine di un'attività investigativa corroborata da prolungati servizi di osservazione e pedinamento, i militari hanno sorpreso l'uomo mentre all'interno di un fondo agricolo di sua proprietà, ubicato nella frazione acese di Santa Maria Malati, irrigava una piantagione di canapa indiana. Grazie all'esame eseguito sulla sostanza stupefacente da parte dei carabinieri dell'AS del nucleo investigativo del comando provinciale, si è appurato che dalla marijuana sequestrata si sarebbero potute ricavare 12.000 dosi per un introito al dettaglio di circa 60.000 euro. L'arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari. E sempre ad Acireale, nella mattinata odierna, personale del commissariato di polizia di Acireale ha dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare arrestando un pluripregiudicato acese di 36 anni. L'uomo imputato per diversi reati, fra i quali rapina, lesioni aggravate e tentata estorsione commessi nel 2019, è stato sottoposto alle misure cautelari degli arresti domiciliari prima e dell'obbligo di dimora successivamente. In particolare il 36enne ha reiteratamente violato le misure cautelari, incorrendo in diverse segnalazioni degli uomini della Polizia di Stato di Acireale, l'ultima delle quali rassegnata il 17 agosto scorso, che ha indotto il Tribunale di Catania, sezione penale, ad emettere il provvedimento di aggravamento della misura cautelare, stabilendo che il pregiudicato fosse nuovamente ristretto agli arresti domiciliari. Inneschi per attivare roghi a Castelmola rilevati dai volontari della Protezione Civile di Giardini Naxos. Intanto ieri sono stati 174 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Sicilia. Inneschi per attivare roghi a Castelmola, borgo del Messinese che sovrasta Taormina, minacciato nei giorni scorsi da incendi che sarebbero stati appiccati da piromani. La scoperta è stata fatta da volontari della Protezione Civile di Giardini Naxos che hanno rilevato presunti inneschi, di cui uno già incendiato, pronti per essere ulteriormente accesi, avviata la segnalazione alla Soris per la bonifica. Continua dunque l'attività antincendio su attivazione Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana per il monitoraggio e controllo del territorio del comprensorio. La squadra di Giardini Naxos è impegnata a supporto dei Vigili del Fuoco della colonna mobile regionale del Trentino Alto Adige. Solo ieri complessivamente sono stati 174 gli interventi effettuati in Sicilia dai Vigili del Fuoco, forestali e protezione civile per spegnere gli incendi favoriti anche dalle temperature elevate di questi giorni. Decine gli incendi a Palermo, le fiamme sono divampate lungo la statale 113 Palermo-Catania, roghi anche in collina tra le villette nel comune di Altavilla.
Ieri pomeriggio ci sono stati momenti di paura a Moreale. I vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione Poggio San Francesco per spegnere un incendio che minacciava alcune abitazioni con annessi recinti di animali. Le squadre al lavoro hanno evitato danni alle strutture, mentre un Canadair ha effettuato diversi lanci d'acqua per lo spegnimento nelle zone impervie. A Trapani invece denunciato un 58enne di Partanna. Ha appiccato le fiamme ad alcune sterpaglie, ma ha finito per bruciare un intero magazzino. Il 58enne è stato segnalato dai carabinieri per incendio e danneggiamento aggravato. Dopo aver appiccato le fiamme alle sterpaglie era andato al bar. Intanto le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si propagavano in pochi attimi. Grazie alle testimonianze di alcuni cittadini e alle immagini di una telecamera si è potuto ricostruire l'accaduto. Questa mattina nelle acque antistanti la frazione Marinara di Capo Mulini, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania hanno soccorso un uomo. Si tratta del sacerdote della chiesa di San Vito a Catania. Si era sentito male subito dopo essersi immerso dall'Ido il Faro ed era stato in un primo momento soccorso dagli stessi bagnini che lo avevano adagiato sugli scogli in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale della sezione navale del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania. L'uomo è stato quindi trasportato con la motobarca della sezione navale dei vigili del fuoco fino al porto di Aci Trezza, dove è stato preso in carico dei sanitari del servizio del 118 per le cure. Ultima pagina, parliamo adesso di San Sebastiano. Si aprono oggi le celebrazioni per i 500 anni di culto dei fedeli di Acireale in onore di San Sebastiano. Alle 20 un documentario del giornalista Antonio Trovato. Oggi si aprono le celebrazioni dell'anno giubilare che ricorda il 500° anniversario della presenza ad Acireale del culto in onore di San Sebastiano. Questa inedita festa estiva avrebbe avuto un programma più ricco con un giro esterno del Fercolo con San Sebastiano se la pandemia e l'incremento dei casi di contagi, soprattutto in Sicilia, non avesse limitato tutte le feste nell'isola. Oggi comunque alle 20, nella monumentale basilica dedicata al martire trafitto dalle frecce, ci sarà la presentazione del documentario e della pubblicazione Pietro Paolo Vasta, La volta della Basilica di San Sebastiano in Acireale, realizzati dal giornalista Antonio Trovato con ingresso gratuito e con le regole anti-Covid che prevedono il distanziamento e l'uso della mascherina. Domani il popolo di San Sebastiano potrà riabbracciare l'amato protettore. Un solenne scampanio alle 12 e lo sparo di fuochi di artificio daranno inizio alle celebrazioni. Nel pomeriggio alle 17 la basilica sarà aperta ai fedeli con il simulacro esposto alla venerazione dei fedeli e alle 20 sarà celebrato il solenne pontificale presieduto da Monsignor Giuseppe Sciacca, vescovo titolare di fondi e segretario della segnatura apostolica. Durante la celebrazione sarà data lettura della bolla con cui Papa Francesco concede l'indulgenza per l'anno giubilare. La basilica resterà aperta per la venerazione del simulacro di San Sebastiano fino a mezzanotte. Il pontificale sarà trasmesso per l'occasione in diretta dalla nostra emittente. È un'occasione straordinaria che ci permetterà perlomeno di rivederci con l'immagine del santo. La devozione di ognuno certamente è intima, interiore, nel cuore, però penso che ci vogliono anche dei momenti in cui visibilmente possiamo rivederci con l'immagine tanto amata di San Sebastiano. L'occasione ci viene data dall'apertura dell'anno giubilare, quindi sarà un anno intenso che ci vedrà approfondire la figura di questo santo martire così importante non solo per Acireale ma per tutta la Chiesa. Acireale in particolare lo ricorda perché è da 500 anni che si rivolge con fiducia a lui e quindi è un'occasione bella per vivere sempre di più questa nostra fede e questa nostra devozione. Venerdì la Basilica sarà aperta alle 8 del mattino e nella giornata saranno celebrate diverse messe. Alle 20 e poi
in programma una solenne messa capitolare presieduta dal decano della Basilica. Infine alle 23 è prevista la chiusura della Basilica. Si ricorda che per partecipare alle messe è necessario prenotare telefonicamente o in chiesa. Sono disponibili 120 posti a sedere per ogni celebrazione e saranno attuate tutte le disposizioni previste dalle normative anti-Covid. In occasione delle celebrazioni eucaristiche non è consentito l'ingresso ai fedeli per la venerazione di San Sebastiano e saranno ammessi alle messe soltanto i prenotati. Ci fermiamo adesso per un primo stacco pubblicitario, a tra poco. Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Spettacoli, documentari, trasmissioni e speciali, partite di calcio, momenti di festa, manifestazioni. Il nostro passato attraverso gli eventi. Come eravamo? Tutti i sabato sera in prima serata ore 21:10, in replica la domenica alle 16 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre. Il Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Leotta Ceramiche. Storia d'arredi da oltre 50 anni. Leotta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale. Aperti dal lunedì al sabato. Leotta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio. Pianeta Mare, il pesce, come lo volete. Fresco appena pescato, pronto cuoci o direttamente cucinato. Scegliete voi. Siamo specialisti nella sfilettatura, fidatevi. Se gustate i sapori del mare, siete approdati nel pianeta giusto. Frutti di mare, pescato giornaliero, stocco e baccalà, sughi preparati, marinati e piatti espressi. Gastropescheria Pianeta Mare, di Carmelo Trovato, via dei Casali di Aci 6, Aci Platani. Per info 095 1695 1605. Servizio a domicilio, forniture per ristoranti e comunità. Pianeta Mare, un mare di piacere a tavola. Home Store, sentirsi a casa. Home Store, Home Store, la casa qui per voi. Home Store, su tre piani, un grandissimo assortimento. Linea Home, con meravigliosi accessori per la casa. Abbigliamento uomo, donna, bambino, calzature, intimo e accessori. Home Store, Home Store, l'abbigliamento e l'intimo che puoi. Scegli quel che vuoi. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Aperto anche la domenica. Sentirsi a casa. Grande assortimento di abiti per cerimonia. Sono iniziati i saldi. Covid in apertura di questa seconda parte del nostro telegiornale. Zona gialla sempre più certa visto l'aumento dei casi. Ieri infatti oltre 1000 i contagi. La Sicilia anche ieri prima regione per numero di contagi giornalieri e così la zona gialla diventa sempre più una certezza. Un cambio di colore dovuto all'aumento dei posti letto occupati negli ospedali che rappresenta uno dei parametri principali. Dagli ultimi dati infatti emerge che i nuovi contagiati nella giornata di ieri sono stati 1.229 riscontrati su oltre 26.000 tamponi processati, ma l'aumento esponenziale è quello degli ingressi in ospedale nelle ultime 24 ore, 30 in più nei reparti ordinari portando il totale a 684 ricoverati, altri 6 posti letto invece occupati nelle terapie intensive facendo salire il dato totale a 77 ricoverati. In percentuale dunque raggiunto il 16,8%.
8% dei ricoveri ordinari. La percentuale massima era del 15%, mentre nelle terapie intensive è superata la soglia massima del 10%. Pazienti non vaccinati di età compresa tra i 30 e i 50 anni che vengono ricoverati per polmoniti bilaterali anche gravi. A dirlo i medici che ogni giorno cercano di salvare queste persone, fortemente preoccupati per la nuova crescita, lanciando appelli a vaccinarsi anche a chi ha deciso di rimandare o di non farlo. Stesso appello lanciato ieri anche dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. A Cilani ieri ha segnato una forte crescita sul fronte dei vaccini rispetto ai giorni scorsi, raggiungendo le 343 somministrazioni. Fino al giorno precedente erano al di sotto delle 100 inoculazioni. Nel drive-in presso lo stadio Ace Galatea effettuati 805 tamponi, risultando positivi 22 soggetti. Riscontro positivo anche a Torre Archirafi, nel Ripostese, dove è stato allestito un hub vaccinale dell'ASP rivolto a turisti e stranieri e dove un centinaio si sono vaccinati. In generale, la giornata di ieri non ha segnato alcun decesso, ma solo 13 le persone guarite. Palermo è stata la provincia con il numero più alto di casi, 324, seguita da Messina con 225 casi e Catania con 129. Punti vaccinali di prossimità ad Aci Reale nei due weekend del Carnevale ad Aci Sant'Antonio. La Regione, l'ASP e le amministrazioni locali fanno fronte comune per combattere il Covid. Mentre la Sicilia sembra prepararsi alla zona gialla, si tenta il tutto per sensibilizzare la cittadinanza alla vaccinazione anti-Covid. Nel corso dell'estate sono stati allestiti diversi punti vaccinali mobili nelle zone a maggiore vocazione turistica e in quest'ottica si è pensato anche al Carnevale di Aci Reale. Quale migliore occasione di un evento tanto sentito che prevede un'importante partecipazione di gente per proseguire la campagna di informazione di prossimità? A tal proposito, dalle 18 alle 23 dei due fine settimana carnascialeschi, 21 e 22 e 28 e 29 agosto in prossimità di Piazza Duomo sarà allestito il punto mobile vaccinale voluto dalla Regione, dall'amministrazione acese e dall'ASP. Ad annunciarlo è proprio il commissario per l'emergenza Covid Catania, Pino Liberti. La presenza del punto mobile ad Aci Reale, spiega, rientra nell'ambito delle iniziative che interessano i siti della Movida e le località turistiche balneari. Saranno presenti medici e informatici che avranno il compito di fornire informazioni e somministrare il vaccino. Il virus, aggiunge Liberti, non è andato in ferie e la doppia dose di vaccino resta l'arma migliore per difendersi, evita l'ospedalizzazione e le complicanze. Il punto vaccinale mobile, conclude il commissario, è una ulteriore opportunità offerta a chi non si è ancora vaccinato. Anche Aci Sant'Antonio promuove la campagna vaccinale di prossimità. Venerdì 20 e venerdì 27, infatti, a partire dalle 18, si apriranno le porte di Palazzo Cantarella. Potranno ricevere il vaccino Pfizer non solo i residenti del luogo, ma tutti coloro che, al di sopra dei 12 anni, si saranno previamente prenotati o mandando un messaggio alla pagina Facebook del comune o chiamandolo 095 701 0029. Avremo tutti, per sempre, un ricordo in comune, la pandemia, afferma il sindaco Santo Caruso. Potremmo avere un altro ricordo in comune, la fuoriuscita dal tunnel, la ripresa. Questa passa però, prosegue, dal successo della campagna vaccinale, pertanto è necessario convincere amici e parenti scettici, conclude, magari mostrando loro la possibilità di vaccinarsi a due passi da casa, ad Aci Sant'Antonio stesso. E parliamo adesso di carnevale estivo. Da venerdì e fino a domenica in piazza i 9 carri allegorici, un'anticipazione di queste e degli argomenti trattati. Meraviglia straordinaria, ma forse solo per pochi intimi. Questi i 9 carri allegorici, segni particolari bellissimi che vogliamo mostrarvi in anteprima. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Come sempre, tanti gli argomenti trattati dai maestri artigiani che si sono sbizzarriti su tutto.
Scriveva qualcuno in passato: vedere i carri allegorici del carnevale di Acireale è come sfogliare un giornale dove si parla di attualità, cronaca, politica e tanto altro. Anche quest'anno i temi sono vari, dai 700 anni dalla morte di Dante, alle ombre cinesi, all'incanto, al triste ma sempre attuale tema delle tasse e ancora gattaci Covid e distanti ma uniti per parlare della pandemia, oltre ai temi sul precariato, sulle migrazioni e sulle distinzioni di colore della pelle. 9 opere di grande qualità che scenderanno in piazza già da venerdì 20 agosto e ci resteranno fino a domenica 22. Molta incertezza sul secondo fine settimana, perché purtroppo si prospetta il probabile passaggio in zona gialla di tutta la regione Sicilia. In questo non sarà possibile dare corso al secondo fine settimana. Inoltre restano dubbi su quello che sarà lo svolgimento di questa anomala edizione. Dalla conferenza stampa di presentazione tenuta dal presidente della Fondazione Kundari non si è capito se l'esposizione in forma statica è solo perché i carri restano fermi, perché non girano per il circuito o perché non potranno dare spettacolo con le attesissime esibizioni che caratterizzano le realizzazioni di Acireale. Si è solo parlato di una timida accensione delle luci, ma se i carri non si esibiscono, il valore di queste produzioni ricche di movimenti e cambi di scena sarà fortemente penalizzato. Non comprendiamo come potranno essere giudicati dalla apposita giuria. C'è grande incertezza, non si hanno notizie, non esiste una brochure, non c'è nessuna pubblicità, un cartellone, un giornale, uno spot, un totem nel centro storico che dia indicazioni in merito. Solo oggi, a 48 ore dalla manifestazione, è apparsa sulla pagina Facebook della Fondazione una grafica che dà i titoli e accenna ai temi dei carri e indica dove saranno posizionati. 5 in Piazza Duomo, 4 in Piazza Indirizzo. Ma nemmeno in questo caso si evince se ci saranno le esibizioni. Grandi mugugni anche da parte dei giovani artisti dei carri in miniatura sulla scelta inopportuna della location espositiva sconosciuta ai più e fuori dal circuito del carnevale, che ha reso inutili gli sforzi profusi dai più giovani della Kermesse. Cambiamo argomento, andiamo a Santa Tecla, località balneare della Riviera dei Limoni, ma in questo scorcio di agosto non presenta un biglietto da visita dei migliori a fronte della presenza di numerosi vacanzieri. Santa Tecla affollata di bagnanti, vacanzieri e villeggianti in questi giorni post Ferragosto, ma il biglietto da visita non è certo dei migliori come vivibilità, dovendo fare i conti, soprattutto con la presenza di cenere vulcanica ancora in quantità nel territorio e poi con la presenza qui e là dei rifiuti. Una situazione stigmatizzata dal già consigliere comunale acese Rosario Scalia. C'è una frazione a vocazione turistica, vedete quello che c'è, la sabbia è dovunque. Sento oggi su Facebook che un consigliere comunale dice ringrazia un assessore perché incominciava a spazzare la sabbia nella frazione. Ma è possibile che debbano essere sempre i consiglieri, cioè i consiglieri di opposizione che ringraziano l'assessore perché fanno il suo dovere a pulire le frazioni? Allora, perché lì ci sono i consiglieri comunali, allora si possono fare i lavori. Dove io chiedono i cittadini un po' di pulizia come si deve, non si fanno. C'è tutto questo ritardo perché la programmazione dovete per i luoghi dove si deve pulire come si deve e la gente così almeno a poco ne soffruiscono tutte della pulizia. Non è possibile così, ci sono alcuni posti che non c'è nemmeno l'ombra di un etimo di pulizia, non ce n'è. Ma è possibile questa amministrazione che se ne va in veri e se ne frega della città? Nell'ambito di questa villetta, piccolo polmone verde a disposizione della frazione, è stata segnalata una manichetta al servizio dei vigili del fuoco. Essa però, recentemente, dovendo essere utilizzata, è risultata inservibile, non essendovi alcuna disponibilità di acqua. Ritornando alle problematiche di Santa Tecla, i rifiuti, come detto, sono un altro aspetto poco gradevole. Siamo proprio nel disastro totale. Lei doveva va, vede che pulizia c'è.
vedi nel lato sud, che io purtroppo passo ogni giorno da lì, vedo che manca una spazzatrice nella zona Mandorle e in via San Gerolamo da circa 10 giorni, da circa 10 giorni, penso ancora che manchi di più, però questa pulizia chi ci va lì a controllare? Chi ci va a vedere come sono combinate con questa pulizia? Signora Amministrazione, prima che andate in ferie, andate a pulire la città, perché paghiamo i tassi. Ci fermiamo adesso per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Stasera al teatro. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad ACI Reale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad ACI Reale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Quando l'estro del sapere artigiano si unisce ai macchinari tecnologicamente più avanzati, il risultato è semplicemente straordinario. Parlato Marmi Zafferana, lavori artigianali in marmo, pietre, graniti, ceramiche e quarzi, rivestimenti tridimensionali, oggettistica, vasche da bagno, lavabi, arredo urbano. Siamo specializzati nella produzione di top cucina Laminam e Santa Margherita Quartz. Parlato Marmi Zafferana è in via Guglielmo Marconi 100/A a Zafferana Etnea. Rilievo misure con strumentazione ProLiner. Per info 095 708 1895 o su Instagram e Facebook. Fatti un piccolo regalo destinando il 5 per 1000 alla Misericordia. Perché la Misericordia sei anche tu. Dona il tuo 5 per 1000 per la nostra comunità, per aiutarci ad aiutare. Anche in questo tempo di pandemia, le Misericordie sono al tuo fianco. Ora puoi fare anche tu la tua parte. Aiutaci ad aiutarti. Dona il tuo 5 per 1000 alla Misericordia di ACI Reale. Dal 1979, al servizio della vita. Scegli il sostegno del volontariato scrivendo il codice fiscale 810 057 30 874. Grazie di cuore. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad ACI Reale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è me mondasso già tutte cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! È un sogno la Sicilia, traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Ascari, il sindaco Luigi Messina si scaglia contro il fenomeno dei parcheggi selvaggi sull'Arenile, fenomeno da estirpare, dice. Eliminare i bivacchi e i parcheggi selvaggi di auto e camper sull'Arenile di Mascali, in aree demaniali nella zona nord di Fondachello, è il prossimo obiettivo del sindaco Luigi Messina. Nel contempo, ripristinare il decoro urbano. In questa cornice si inserisce l'attività preventiva coordinata dal primo cittadino di Mascali d'intesa
con la polizia locale e la guardia costiera di riposto per fronteggiare un fenomeno che soprattutto ad agosto si acuisce sul lungomare mascalese con influssi negativi anche sull'ordine pubblico. Ieri pomeriggio polizia locale e guardia costiera hanno eseguito un'operazione di controllo che si è concentrata nella zona a ridosso del boschetto, ove sono stati individuati e sanzionati numerosi automobilisti che avevano illegittimamente occupato l'area creando piccoli accampamenti. Diverse multe sono state elevate anche nei confronti di chi abbandona cumuli di rifiuti. Messina rassicura la popolazione sul fatto che non si arresta l'attività preventiva sul territorio, con particolare attenzione al litorale di Sant'Anna e Fondachello, e nei prossimi giorni verranno collocati anche dei dissuasori permanenti dove è stato verificato l'indiscriminato accesso di auto. Il sindaco traccia anche un bilancio del Ferragosto e della settimana in corso da Bollino Rosso, ringraziando le forze dell'ordine per il grande lavoro di controllo che stanno facendo in spiaggia. Credo che sia andata meglio degli altri anni, perché ogni anno abbiamo aggiunto dei servizi all'interno del nostro territorio, che questo ha messo in condizione le persone di poter usufruire e ad avere delle regole certe da rispettare, le strisce blu, la pista ciclabile, le passerelle che abbiamo aumentato ulteriormente quest'anno come servizi sulle spiagge libere, i bidoni. Abbiamo oltre 23 lidi che consentono di avere dei servizi importanti su una spiaggia così lunga, e pertanto siamo una delle spiagge più attrezzate certamente della Sicilia e migliori della Sicilia, pertanto stiamo migliorando di anno in anno. Io sono soddisfatto di tutto ciò. È ovvio che ci sono alcuni che vengono, vanno sulla spiaggia nella parte libera, non rispettano quelle regole che noi dobbiamo far rispettare attraverso le forze dell'ordine, perché ci sono delle ordinanze emanate dal circomare di riposto che dicono che non si può mettere la tenda, non si può fare il falò e tutta un'altra serie di attività che devono essere rispettate da coloro che vengono nel nostro territorio, i quali hanno diritto di venire ed usufruire della nostra splendida spiaggia, perché la nostra spiaggia è anche loro. Non si può partire dal concetto che io vedo spesso nei social, dove alcuni dicono che non devono entrare le persone che vengono da fuori perché sporcano soltanto il territorio. Molte delle persone che vengono, vengono da fuori e rispettano il nostro territorio. Quei maleducati stiamo cercando negli anni di identificarli, di migliorare il servizio. Abbiamo avuto attraverso i carabinieri, insieme ai nostri pochi vigili urbani e a una parte della capitaneria di porto, dei servizi fatti a su parte del territorio nel lungomare, che hanno dato i loro frutti, hanno dato un segnale importante di presenza, ma certamente poteva essere superiore se c'erano più uomini. Anzi, è stato fatto uno sforzo importante da parte dei carabinieri, perché sono stati molto presenti, ma non credo che possano essere mai sufficienti a garantire un intero litorale con tutti gli sforzi che fanno e i sacrifici che si fanno insieme ai pochi vigili urbani e alla capitaneria di porto. Interventi di rimozione della cenere vulcanica ad Asci Catena e ad Asci Reale ad Asci Catena, interventi che si protrarranno fino a venerdì. Hanno avuto inizio ad Asci Catena, come programmato dal sindaco Nello Oliveri, gli interventi di rimozione della cenere vulcanica sulla base di un cronoprogramma stilato di concerto con l'assessore alla protezione civile Alfio Grasso. Le zone interessate sono le vie Vampolieri, Ulisse e Croce, dove da alcuni giorni sono stati collocati così appositi segnali di divieto di sosta per le auto. Da domani invece il personale incaricato sarà impegnato nelle vie Maiorana, Matteotte e Salvo d'Acquisto, per poi concludere le operazioni di bonifica interessando venerdì la parte alta di via Rua dall'incrocio con via Aldo Moro e poi le vie Blanco, Macello, Ospedale, Prima, Elena, Costantino e Ferlito. Da Asci Catena ad Asci Reale anche qui proseguono i lavori di rimozione secondo il programma predisposto dal dirigente della ripartizione protezione civile ingegnere Giuseppe Torrisi con il coordinamento dell'assessore alla protezione civile Salvo Grasso. Gli interventi stanno interessando sia l'ambito urbano che la frazione di Santa Maria Ammalati. Nei prossimi giorni il piano riguarderà la popolosa frazione di Guardia, per poi spostarsi il personale incaricato nella località collenare di Pennisi.
Hanno preso il via ad Ascicatene i lavori di pulizia e bonifica delle aree a Verdeville e Sant'Anna. Il sindaco Oliveri, d'intesa con gli assessori all'igiene ambientale Giovanni Pulvirenti e Andrea Licciardello, con delega al Verde Pubblico, su segnalazione dei consiglieri Salvatore Finocchiaro e Giuseppe Leo, ha così disposto la bonifica della zona di pertinenza comunale presso le ville Sant'Anna Marchesana. I lavori sono svolti da una ditta privata con il coordinamento del comune. E restando ad Acicatena, caos per i pagamenti del canone idrico. Il sindaco fa chiarezza e dà dei suggerimenti alla cittadinanza. Il sollecito di pagamento del canone idrico ad Acicatena sta generando il caos. Diversi utenti si sono visti recapitare fatture insolute che in realtà erano state saldate a tempo debito. Una sorpresa non gradita che a molti non è proprio piaciuta. A calmare gli animi è intervenuto il sindaco Nello Oliveri, che insieme al responsabile dell'ufficio tributi, dottor Gaetano Pennisi, ha spiegato che i disagi sono per la maggior parte dovuti ad incongruenze e mancate riconciliazioni dei bollettini di conto corrente postale provenienti da alcune piattaforme e istituti di pagamento privati. Nessun errore nel rendiconto, afferma il primo cittadino, bensì un mancato aggiornamento degli accrediti pagati dagli utenti. Chi ha già effettuato i pagamenti dovuti, che in bolletta non sono evidenti, consiglia il sindaco, alleghi le ricevute via mail all'indirizzo bolletteacquedotto@comune.acicatena.ct.it, specificando nell'oggetto il numero dell'utenza e un riferimento telefonico, o le produca direttamente all'ufficio tributi in via Palestra numero 28 al primo piano per la verifica degli addetti comunali responsabili del servizio. Non sarà necessario affrettarsi, conclude Oliveri, il settore tributi sarà tollerante sulle scadenze e terrà conto del particolare periodo di ferie in cui questo disagio si è venuto a creare. Due appuntamenti in programma questa sera: il primo presso la villa Belvedere di Acireale, ex angolo di Paradiso, dove sarà presentato il libro Il viaggio della speranza, curato da Sabrina Renna, Antonio Coniglio e Lorenzo Cevavalla. Interverranno il sindaco di Acireale Stefano Lì, l'assessore alla cultura Fabio Manciagli, Sergio D'Elia, segretario di Nessuno Tocchi Caino, Elisabetta Zamparutti, componente del Comitato Europeo per la Prevenzione contro la Tortura. Con loro anche Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino. Sarà presente Maria Fidamoro, che dialogherà con i presenti. Il libro mette al centro il viaggio di Nessuno Tocchi Caino nei laboratori SPES contro SPEM delle carceri italiane e il percorso di cambiamento dei detenuti. Ed un altro appuntamento è previsto a Zafferana Etnea alle 19 al Palazzo del Municipio, dove sarà presentato il libro La partigiana sicula di Angelo Russo. Alla serata sarà presente l'edo dell'Etna Alfio Patti e nel corso della stessa saranno letti alcuni brani tratti dal libro da Rita Lacagnina. Inoltre sarà presente l'autore, il sindaco di Zafferana, Salvatore Russo, l'assessore all'istruzione Cettina Coco, il presidente dell'associazione culturale Terre di Aci, Carmelo Sardella, e l'amministratore della Cartago Edizioni, Giuseppe Pennisi. Calcio Serie D, riparte la stagione calcistica e oggi allo stadio Aci e Galatea è previsto un raduno in attesa di partire per il ritiro precampionato che inizierà il 24 agosto. Intanto la Acireale Calcio acquista un nuovo giocatore, si tratta di Nicola Mascolo, 19 anni, portiere cresciuto nel settore giovanile del Carpi, che ha già vestito la maglia Delta Porto Tolle collezionando 34 presenze. Ed un altro acquisto è stato ufficializzato oggi, riguarda il difensore Matteo Brumat, cresciuto nell'Empoli e ha già indossato le maglie di Arezzo, Siracusa, Picerno e Rieti. E adesso invece diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, le temperature oscilleranno tra i 24 e i 29 gradi, venti moderati, mare poco mosso.
questa edizione è tutto. Prossimo appuntamento con la nostra informazione in onda domani alle 13:40. Grazie per averci seguito.